Ciao a tutti, parteciperò allo YouTube Stories, se si chiama così, sì, YouTube Stories, e quindi risponderò a una serie di domande per celebrare i 10 anni dalla prima pubblicazione di un video su YouTube. Come sapete, il primo è stato un giorno allo zoo, quindi potete immaginare com'erano i video una volta e come sono diventati adesso. Quindi parteciperò a questo video tag e passerò a rispondere a un po' di domande, 20 domande, quindi si farà presto. Allora, la prima è: che cos'è per te YouTube? Per me YouTube è una piattaforma dove ognuno, ma proprio ognuno, con una telecamera può esprimere le sue idee, le sue passioni e può farle anche arrivare, cioè non possibilmente ma potenzialmente, a tutto il mondo, perché c'è tutto il mondo in YouTube. Dopo, se tu parli in italiano ovviamente ti fermerai all'Italia, se parli in inglese arriverai più distante. La seconda è: cosa ti ha spinto ad aprire un canale YouTube? Allora, io il mio canale ce l'ho più o meno dal 2006 e avevo caricato un video che era un video fatto insieme ad amici, che praticamente era un trailer di un film che dovevamo fare noi con soldatini di plastica e petardi. Bellissimo, un'idea stupenda che però poi non è andata a buon fine, non abbiamo più fatto niente. Comunque, cosa mi ha spinto? Mi ha spinto le vicissitudini della vita, fatti accaduti, mi hanno spinto a creare questo canale e a far sapere un po' a tutti quello che io penso e quali sono le mie passioni, quindi tutto ciò che riguarda la natura praticamente. Terza domanda: cosa segui? Cosa ti piace vedere su YouTube? Allora, io ho già risposto a una domanda del genere su YouTube Entertainment, che è il nuovo gruppo creato da Simone Pancazzista e Rob Forchetta, che tratta appunto di YouTube escludendo il gaming, che purtroppo sta diventando la fetta maggiore di YouTube. Comunque, cosa seguo? Io seguo cose che ovviamente mi intrattengono, mi fanno divertire, però non mi piace l'umorismo cacciarone che fa un sacco di casino per dire delle battute del cavolo. Per me ci vuole un certo garbo per fare comicità e ce ne sono alcuni che mi piacciono. Quindi seguo sia video di intrattenimento, ma anche e forse soprattutto video che mi interessano, che mi danno qualcosa, che mi insegnano qualcosa possibilmente. Non sono tanti, ma ce ne sono, quindi cercateli e vedrete che li troverete anche voi. La cosa più bella di YouTube, la cosa più brutta di YouTube. Allora, la cosa più brutta è il trash scaduto nella schifezza più schifezza che esista nel globo. Il trash non è una brutta cosa, cioè se fatto bene è molto divertente, però ai livelli in cui è arrivato adesso veramente dovrebbe estinguersi. La cosa più bella è la possibilità di conoscere tanta gente e con i tuoi stessi interessi anche, magari più difficilmente, però si può trovare, e poter condividere qualcosa e poter fare qualcosa insieme. Questo secondo me è la cosa più bella su YouTube, la possibilità di conoscere tanta gente e farci qualcosa insieme, c'è questa anche possibilità. Cosa vorresti vedere su YouTube? Beh, in parte ho già risposto, vorrei vedere delle cose un po' più interessanti, un po' più culturali, diciamo, però senza scadere proprio nel super quark di turno. Delle cose che appunto lasciano qualcosa dentro alle persone che guardano, non una cosa che ti fa ridere e resta là. Qualcosa che abbia anche una parte di più interessante, una parte più che è più divulgativa, che ti insegna qualcosa, che ti fa scoprire qualcosa che non sai e qualcosa che ti resterà. Cosa consiglieresti a chi comincia? Beh, non sono certo io che devo consigliare gli altri su come fare per cominciare. Io posso dire semplicemente: fai quello che ti piace, non, cioè, perché lo faccio io faccio quello che mi piace e non mi prostituisco a quelli che vengono a vedere i miei video. Io non faccio video perché la gente sia contenta di vederli, io li faccio perché mi piace farli e perché mi piace fare quello che faccio praticamente. Non voglio piegarmi per avere più visualizzazioni, per avere più seguito, voglio fare quello che voglio io, e gli altri, se vogliono, mi seguono, se no, tanti saluti. Esiste la community di YouTube? Questo è un discorso
trito e ritrito, ho fatto un sacco di volte. Una community di YouTube può essere faccio video, quindi tutti facciamo video e questa è la community. La community però così è un po' generalista, un po' troppo grande forse. Esistono dei gruppi che fanno più o meno le stesse cose, ci sono i pooper, ci sono quelli che fanno intrattenimento, quelli che fanno comicità pura, dopo ci sono quelli che magari parlano di come fare video, quelli che parlano di natura come me, ce ne sono, non sono solo io, ce ne sono molti altri, difficile scoprirli. Comunque una community globale di YouTube non penso esista, però dividendola, sezionandola in più gruppi si può parlare di una specie di community. Se si intende la community nel senso di quelli che fanno video su YouTube, allora quella è una community, niente da dire. Hai conosciuto di persona altri YouTuber? Non mi ricordo. Ultimamente no, di persona no, però nell'etere ne ho conosciuti un bel po' e ho avuto dei buoni rapporti con alcuni. Non mi ricordo, io conosco un ragazzo che fa video, non fa, cioè più o meno gaming ma non proprio, che è di Viareggio, ma non mi ricordo se l'ho mai visto dal vivo. Quindi Feuerbeck, se vedi questo video dimmi se ci siamo visti dal vivo, perché non mi ricordo. Come è stato incontrarli? Sono diversi da come... Ah, col cavolo, ho incontrato Daniele Andreani, cavolo, lui sì che l'ho incontrato. Che testa che ho. Come è stato incontrarli? Sono diversi da compagni del video. Allora, Daniele Andreani è stato diversissimo, nel senso, lui è una specie di personaggio, però lui è bravissimo a parlare, lui ti può pontificare su un sasso per un'ora, lui è bravissimo a parlare e ha delle idee condivisibili, magari non tutte, però quello che ho notato è che lui magari un pelo ci gioca sull'essere un po' personaggio, un po' provocatorio, ma non tantissimo, c'è gente che è molto peggio dell'Imello tipo. Però davvero è un ragazzo magnifico, incredibile, parlarci è stupendo, e quindi non fermatevi al personaggio, cercate di conoscere anche lo YouTuber nel senso di persona, nel senso di Daniele, nel senso di Domenico, dell'Imello, non lo so come sia dell'Imello, magari lo incontrerò prima o poi. Il tuo primo video su YouTube? Appunto, il mio primo video è stato quello del trailer del pseudofilm che dovevamo fare e poi non è stato fatto. Poi il primo video della nuova vita del canale, che è quella che è cominciata un anno e rotti fa, è la prima puntata del Disinfestor, che parlava di una persona che aveva chiamato la disinfestazione perché aveva visto 3 libellule in giardino e quindi voleva ucciderle, perché aveva paurissima delle libellule, che non sapeva chi erano evidentemente. Come spieghi cosa fai a qualcuno che non conosce? Ah, come spieghi cosa fai a qualcuno? Come spieghi cosa fai a qualcuno che non conosce YouTube? Beh, io non ci metto tanto, gli dico che parlo di natura e morta lì, non vado a dirgli insetti, artropodi, eccetera, perché se è uno che non sa queste cose è inutile, cioè, magari gli spiego, faccio video sulla natura, soprattutto insetti, quelli con 6 zampe, e buonanotte. Se vuole capire cosa faccio, guarda i video. Ti ispiri a qualcuno su YouTube? Prendi spunto su YouTube per i tuoi video? No. Io, come ho detto prima, faccio quel cavolo che voglio. Ho visto molti YouTuber, nessuno... Cioè, quelli che parlano di natura li ho scoperti dopo che ho cominciato a fare video. Quindi non posso essermi ispirato. E anche per le rubriche che ho inventato dopo non mi sono mai ispirato a nessuno, a dire la verità. Ho fatto come volevo io e come mi piaceva farlo. Che progetti hai su YouTube? Che progetti ho? A me piacerebbe semplicemente continuare a fare video e dopo magari riuscire a fare un po' di collaborazioni un po' più serie, ecco, insieme ad altri amici che ho conosciuto. Dopo altri progetti fuori da YouTube per adesso non ne ho, magari verranno, chi lo sa. Cosa pensi dei mi piace e non mi piace sotto i video? Beh, è un buon modo per dire cosa pensi del video senza star là a commentare, metti un mi piace e sei a posto. Magari non mi piace, sarebbe bello argomentarli, perché io ho ricevuto un po' di non mi piace, però non ho capito, uno, cioè su un video ho capito perché,
su altri proprio. Forse sì, forse erano quelli che io non insultavo, ma quelli di cui un po' mi lamentavo perché non capivano certe cose, e quindi quelli là hanno detto: sta insultando me, metto non mi piace. Capibile, insomma. Argomentare sarebbe meglio. Come affronti i commenti negativi e le critiche? Appunto, io praticamente solo su un video ho ricevuto commenti negativi. Il problema è che io continuavo a dire: ma ditemi quello che non va, così magari correggo e faccio un refuso, insomma. Non ho ricevuto nessuna indicazione, continuavano a dirmi hai sbagliato, ma non mi dicevano cosa avevo sbagliato. Queste cose non mi piacciono, a me piace correggermi, sistemare, però se non mi viene detto cosa ho sbagliato, io quei video che faccio penso che siano giusti, visto che li ho studiati, li ho controllati, però andremo avanti così. Io continuo a fare le mie cose, se non mi dicono cosa ho sbagliato, cavoli loro. Come immagini YouTube tra 10 anni? Diventerà sempre più grande? La concorrenza con Facebook diventerà ancora più agguerrita, visto che Facebook sta facendo sempre cose, sempre, cioè sta aumentando l'astio contro YouTube con la condivisione dei video, li taglia un po', quindi magari lotterà sempre di più con Facebook, secondo me. Magari, non so, non penso arriveranno mai a un accordo. Come ti immagini fra 10 anni su YouTube? Io spererei di aver abbastanza concluso la mia vita su YouTube, di tra 10 anni. Spererei di avere una famiglia, di avere un lavoro magari, e di essere felice così come sono. Magari continuo a fare un video ogni tanto, giusto per... Gli ultimi 3 canali scoperti, allora. Uno è stato: da grande voglio fare il Buddha, che è un canale magnifico, un debunker praticamente di argomenti a sfondo spirituale. Un canale molto 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 bello. Adesso ho fatto l'ultimo video dove insulta, dove parla del video di Dally Mellow, Hitler meglio di Gandhi, e là spiega che Dally Mellow è un po' cosino, si è documentato abbastanza, eccetera eccetera, non ha capito bene come funziona l'induismo, eccetera. Poi ho scoperto il Sidefield Project, un canale molto bello di un ragazzo che suona, fa cover e altre cose. Uno degli ultimi ha fatto una specie di quiz, lui suonava dei motivetti e tu dovevi indovinare, dovevi vedere se sapevi di cos'era quel motivetto e scrivere nei commenti quanti ne avevi indovinati secondo te, e dopo lui metteva la soluzione. Molto bello. Dopodiché, purtroppo, un canale che ho scoperto da troppo poco è quello di Folletto Burberi, non ricordo si chiama Marco, sì, mi pare sia Marco Burberi, e controllo, non voglio dire una cazzata, sì, Marco Burberi, e appunto è una persona incredibile, fa delle cose stupende. Folletto Burbero è... chiunque vorrebbe avere un amico come il Folletto Pulper, quindi mi dispiace di averlo scoperto così tardi e spero non si offenda. Gli ultimi 3 video visti, allora, vado a vedere, comunque li so. Allora, l'ultimo che ho visto è stato... l'ultimo che ho visto è stato un video di Rob Scallon, non so se lo conoscete, fa cover varie con... e anche roba originale sua. Il video che ho visto è la cover di Battery dei Metallica fatta col banjo. Lui ha fatto un bel po' di canzoni col banjo ed è magnifico, quindi cercate Rob Scallon su YouTube e vedetemi un po' le sue cose. Dopodiché ho visto Cucina con D, Game of Thrones, Zuppa di Porri delle Nozze Rosse, l'ultimo video che ha fatto. Anche okay, Cucina con D è un parente di Barba ed è molto simpatico e mi piace. Adesso sta serie di
e Game of Thrones, non essendo un fan di Game of Thrones, non mi piace tantissimo, però è bella, la guardo. Dopodiché, cosa ho guardato? Ah sì, beh, ho guardato Animali di Merda, episodio 4, dei fancazzisti, ovviamente. E stavolta hanno fatto un gran bel lavoro, anche grazie ad Adrian, non so come si dica. E hanno fatto un bel lavoro, veramente. Spero di vedere altri video così, magari ancora un po' più accurati, cioè scrivendo proprio tutti, magari scrivendo tutti i nomi delle specie che prendono in esame, che alcuni li hanno scritti, altri no, non so perché, peccato, perché sarebbe stato perfetto così. E basta, ho finito le domande, vediamo. No, cosa ne pensi di video tag? Videotag, questo è il primo che faccio in realtà. Videotag, farò questo, ne farò anche altri che non so se siano videotag. Che poi che cazzo vuol dire videotag? Che devo taggare qualcuno alla fine? Vabbè, io se è così taggo tutto il gruppo YouTube Entertainment a fare la loro YouTube Stories, che stanno già facendo e hanno già fatto comunque. D'accordo, io ho finito, vi saluto e fate i bravi, siate meravigliosi come dice Adrian appunto, e al prossimo video ragazzi, ciao ciao Verdastri.